E ora fuori! Goldrake, avanti! Eccoti, Actarus. Allora, che ci fanno qui le truppe di Vega? Finiscono ciò che non potevano fare dal cielo, non c'è dubbio. Una ragione in più per pattugliare la zona. Andiamo! Hai loro danze perforante! Raggio antigravità! Non mi piace l'aspetto di quell'acqua. Cerchiamo di trovarne la fonte, Actarus. Potrebbe fare luce su alcune cose. Sali in alto per scoprire che cosa sta avvelenando l'acqua, Actarus. Goldrake prenderà a morsi questa roccia. Actarus, Ayashi ha appena intercettato un messaggio. Sembra urgente. Più veloci, branco di idioti! L'acqua è la loro risorsa più sacra. Dobbiamo colpirli duramente. Quando si tratta di devastare la natura, Hidargos è molto creativo. Devo trovare le sue truppe. Siamo sulla strada giusta, Actarus. Puoi farcela, Actarus. Hai solo bisogno di un po' di slancio. Eccoli che impediamo a questi mostri di inquinare l'intera zona. Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Pugno rotante! Ben fatto. Sta attento, Actarus. Vega ha interrotto la fornitura di acqua potabile. Dovrai liberare la sorgente per ripulire il fiume. Ce l'abbiamo fatta. Ben fatto, figlio mio. Teniamo d'occhio i corsi d'acqua. Altri fiumi potrebbero essere a rischio. Antigravità! Ah!
gigante! Nobile robot, i nostri colleghi del Monte Fuji ci hanno parlato molto di te. Non preoccuparti, ti guideremo in un'altra zona. Chissà dove si nascondono le truppe di Vega. Boomerang elettronici! Di Vega hanno chiaramente avvelenato il fiume. Torniamo alla fonte. Andare più in alto dovrebbe aiutarti a localizzare la fonte di questi fiumi, figlio mio. Con un po' di rincorsa, Actarus, dovresti riuscire a raggiungere l'altro lato tranquillamente. Perfetto, siamo sulla strada giusta. Avete finito di giocare a nascondino, miei cari. Raggio antigravità! Ma perché questi demoni stanno attaccando le sorgenti? Stanno cercando di causare un'inondazione o di avvelenare l'acqua. In ogni caso, stanno tentando di utilizzare la natura contro di noi. Oppure, quello che stanno versando nell'acqua è fertilizzante per il loro prezioso Vegatron. Dobbiamo indagare. Ma prima dobbiamo fermarli. Boomerang elettronici! Pugno rotante! Un altro fiume contaminato. Devi tornare alla sua fonte, Actarus.
Siete sulla strada giusta, ragazzi. Goldrake salterà più lontano con un po' di rincorsa, Actarus. Questo mostro di Vega sta supervisionando le operazioni? Dovrò stare attento. Raggio antigravità! Pugno rotante! Raggio antigravità! Pugno rotante! Eccellente, Actarus. Questi fiumi sono essenziali alle gole, nonostante la loro aridità. E grazie a te, ora sono salve. Grazie. Sto solo facendo il mio dovere, padre. Ed è lontano dall'essere terminato. Siamo in ritardo. La diga ha ceduto. Ma ho i responsabili nel mirino. Alcor, lascia andare quel disco mostro. Quei soldati di Vega che minacciano i civili sono la nostra priorità. Ricevuto. Raggio antigravità! Un altro attacco. Gravità! Pugno rotante! Raggio antigravità! Non mollano! Raggio antigravità! Pugno rotante! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Antigravità! Pugno rotante! Actarus, alcuni civili hanno trovato rifugio sui tetti di questi edifici. Voi ragazzi dovreste andare a rassicurarli. Avvertirò la squadra di soccorso. Chiudete gli occhi, amici. Andrà tutto bene. Non temete, gente della Terra. Sono Goldrake. E combatto per il vostro pianeta azzurro. Gli aiuti stanno arrivando. Dovete solo resistere. Davvero? Oh, grazie! Grazie! Pugno rotante! Ma è quel robot gigante di cui parlava la radio! Credevo che quei giornalisti fossero impazziti!
Invece stavano dicendo la verità. Restate calmi, va bene? I pompieri vi porteranno. Quando lo racconterò, non mi crederà nessuno. Actarus, ho trovato un altro civile. Presto, seguimi. Antigravità! Sono felice di vederti! Non fraintendermi, ma altri hanno bisogno del tuo aiuto! Altri? Dove sono? C'è un'altra diga non lontano da qui! Devi fare qualcosa, le città verranno inondate! Aspetterò qui i soccorsi! Non preoccuparti per me! Le forze di Vega non hanno finito con queste dighe. Dobbiamo aiutarli, Alcor. Sarò la tua ombra, Actarus. Andiamo! Antigravità! Raggio antigravità! Boomerang elettronici! Antigravità! Le truppe di Vega ce l'hanno con quella diga. La situazione è pessima. Antigravità! Raggio antigravità! Boomerang elettronici! Tornano! Raggio antigravità! Antigravità! Boomerang elettronici! Rinforzi? Me ne occupo io. Pugno rotante! Antigravità! Boomerang elettronici! Per essere un terrestre, te la cavi bene, Alcor. Piantala! Piuttosto, ascolta quello che ho intercettato sulle onde radio di Vega. Prima fallite in cielo, ora fallite sulla terra. Dispiegate i nostri cannoni distruttori e sbarazzatevi di quella diga o mi sbarazzerò io di voi. Vedo una terza diga laggiù.
È chiaro che quella roba sta per farla crollare. Non se la fermiamo. Troviamo quel cannone e in fretta. Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Cannone di cui parlava Idargos. Tocca a te, Actarus. Taglio rotante perforante! Raggio antigravità! Finalmente. Le dighe sono fuori pericolo, padre. Collaborando insieme ci avete salvati dal disastro. Sono fiero di voi, ragazzi miei. Il radar del TFO sta impazzendo. Diamo un'occhiata da vicino. Alcor, aspetta, non è sicuro. Quel ragazzo si metterà nei guai. Va a dare una mano ad Alcor il prima possibile. Eccoti! Ho visto un mostro di Vega da questa parte! Dopo la tua prima disavventura col primo mostro di Vega, non pensavo fossi così impaziente di incontrarne un altro. Vieni fuori. Vieni fuori, mostro di Vega. Dove ti nascondi? Le truppe di Vega sono pericolose, ma prevedibili. C'è una diga più avanti. Scommetto che l'attaccherà. Molto divertente. Seguimi, è da questa parte. Almeno credo. Taglio rotante perforante! Taglio rotante perforante! Pugno rotante! Raggio antigravità! Pugno rotante! Raggio antigravità! La diga che ti avevo detto, mandiamo questi assassini all'inferno. Pugno rotante, raggio antigravità, una bella lezione, visto? Non cantate vittoria, ragazzi. Il
personale della diga ha segnalato delle crepe. Ah, forse Goldrick può aggiustarle? Raggio antigravità! Bravo, Actarus! I festeggiamenti dovranno aspettare. Le truppe di Dargos si stanno avvicinando alla vostra posizione. Ah, eccomi qui. Pronti a prenderle? Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Pugno rotante! Quei rinforzi non fanno ben sperare. Che ne dici di un volo di ricognizione, Alcor? Ottima idea! Vediamo da dove arrivano questi buffoni. Raggio antigravità! Pugno rotante! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Pugno rotante! Dietro la diga, un mostro di Vega! Fanno i due! Bene. Ora che le presentazioni sono finite, si comincia. Boomerang elettronici! Raggio antigravità! Danneggiato! Continua così, figlio mio! Questo pilastro trema sotto il peso del mostro di Vega. Fallo crollare! Boomerang elettronici! Distruggere quelle rocce quando il mostro le scalerà, Actarus. Raggio antigravità! Taglio rotante perforante! Boomerang elettronici! Distruggere quelle rocce quando il mostro le scalerà, Actarus. Boomerang elettronici!
mettiamo fine a tutto questo. Uomo spaziale! Non è rimasta una singola arma di Vega nelle vicinanze. Le dighe sono fuori pericolo. Bel lavoro, Actarus. Grazie, padre. Alcorn è uscito incolume? Sta bene, ma il suo TFO avrà bisogno di riparazioni. È di ritorno al centro. Vediamoci qui. Goldrake Salto! Laser! In posizione! Allineamento! Nel frattempo, sul lato oscuro della luna... Gandalf, mi spiace informarvi della perdita di un altro mostro. Non sprecare il fiato, Idargos. Ma sapete anche voi che se il mostro non fosse stato assemblato così in fretta su Canopus, sarebbe sopravvissuto. Ne ho abbastanza! Ne ho abbastanza delle tue patetiche scuse, Idargos! Abbiamo deciso di mandare Duke Flid nel Regno dei Morti. E lo faremo a tutti i costi. Per attirarlo fuori dalla sua tana, dobbiamo provocare la massima distruzione. E continuare a saccheggiare ogni risorsa terrestre. Quanto a te, Idargos, sarai al comando di un altro attacco. Però non permettere a Duke Flid di ostacolarti. È chiaro? Chiaro, generale. Radunerò subito le mie truppe. Qualche giorno dopo, alla fattoria Betulla Bianca. Perché non posso vivere la mia vita in pace come ogni altro essere umano? Perché il mio destino è non dare alcuna gioia a questa terra che amo? Perché? Astre, perché? Allora, Actarus, hai sentito le notizie alla radio? Il robot gigante è tornato! Alcor mi ha detto che si chiama Goldrake! Insieme hanno salvato le dighe! È una cosa incredibile, vero? È ora di vino, donne e musica! Bantarano è arrivato! Il terrore delle praterie è tornato! Non lascerò che gli alieni mi rovinino la vita! Maledette truppe di Vega! Per colpa del loro attacco alle dighe la mia TV è esplosa! Ero nel mezzo di un western, un film con Gary Cooper! Allucinante! Ma si può sapere dove sei stato, Actarus? Non conta solo vedere se puoi battere Alcor in un rodeo. Abbiamo del lavoro da fare qui! Quando vedo tutte le navi che affronti, penso che un nuovo mezzo volante sarebbe un ottimo modo di difendere la Terra. Ci penserò su.
Padre, che mi dite delle voci riguardo agli UFO che sorvolano le nostre isole? Idargos è certamente interessato all'energia della Terra. E si dà il caso che la... Dobbiamo prepararci al peggio. Ho chiesto ad Alcor di dirigersi lì al più presto. Bene. Vediamo come il ragazzo se la cava da solo. Spero per il suo bene. Dopo il suo volo di ricognizione, dovremmo avere un'idea più chiara. Seguiamo il suo progresso sullo schermo centrale, d'accordo? Farò vedere di che sono capace. Non permetterò a Vega di crearmi altri problemi. Questa volta sono armato e pericoloso. Seguiamo i tuoi progressi dal centro, Alcor. Sta attento. Può scommetterci, dottor Crockton. Il lanciamissili sembra pronto. Vediamo quanto sono efficaci i moduli da combattimento installati dal dottor Crockton. Credevo fossi più forte. Stabilimenti balneari sono alla mercé delle truppe di Vega. Devo aiutarli. Arrivano i rinforzi. Adesso è ora di un'altra scarica! Oh, credo di averli offesi. Contano su di te. Vedrete di che pasta sono fatto! Allora, dottore,
com'è come inizio? Quel ragazzo sta facendo tutto in modo eccellente, vero Actarus? Sì, ma la domanda è, come farà a sfuggirgli? Actarus, guarda che ti sento, Un mostro di Vega. Questa è la mia occasione di dimostrare quanto valgo. In guardia, stramaledetto! Actarus, avete visto? Ho messo una paura matta a quel grosso mostro. Sta fuggendo. Oppure ha un altro obiettivo, forse. Dottore, mi sente? Alcor, centro di ricerche, mi ricevete? Rispondete! La mia radio forse si è rotta. Non funziona. Meglio atterrare e scoprire che cosa c'è che non va. Nel frattempo, al centro di ricerche spaziali... Non appare niente sugli schermi. E Alcor non risponde più alle nostre chiamate. Va bene, vado a cercarlo. Sii prudente, figlio mio. Goldrake! Goldrake, avanti! È accaduto qualcosa ad Alcor. Deve essersi perso oppure è stato abbattuto. Mi sto avvicinando alla sua ultima posizione. Dovrò volare il più vicino possibile a queste isole. Credi di riuscire a trovarlo? Devo trovarlo. Missili perforanti! Missili perforanti! Missili perforanti! È peggio di quanto pensassi. Vega ha dispiegato le proprie unità su tutte queste isole. Missili perforanti! Missili perforanti!
Missili perforanti! Devo evitare i loro colpi. Proverò un avvitamento. È un bel trucchetto. Padre, non riesco a trovare Alcor da nessuna parte. Esaminerò la superficie. Buona idea. Il computer di bordo ti sarà d'aiuto. Missili! I pilastri proteggano Alcor. Devo trovarlo. Missili perforanti! Missili perforanti! Ancora nessuna traccia di Alcor. Proviamo di nuovo. Questo ragazzo ha il brutto vizio di sparire. Speriamo stia bene. Dove potrebbe essere atterrato Alcor? Proviamo da quella parte. Missili perforanti! Pioggia di fuoco! TFO? Sì, è lui. Vicino al vulcano che sta per eruttare, purtroppo. Idargos ha rivoltato la natura contro di noi. Raggiungi Alcor, avremo bisogno di lui. D'accordo, padre. Gli darò una mano. Dopo essere uscito dal formidabile Goldrake, Actarus raggiunge il suo intrepido amico terrestre sulla spiaggia. Actarus, sono di nuovo in debito con te. Risparmia le forze, Alcor. Quell'atterraggio sembra averti scosso. La colpa è più che altro del sole cocente sulla mia testa. Darò un'occhiata al TFO. Rimani all'ombra. Bravissimo. È strano. Non credevo che un principe dello spazio capisse qualcosa di riparazioni. Affonda la mano nella sabbia. Ah. Visto? So anche che la sabbia umida protegge dal sole. Ah? Avevamo spiagge come queste su Fleet. E anche pesci e conchiglie? Sì, non è così diverso. Actarus, dobbiamo andare. Quel vulcano è un pericolo per l'intera zona. Te la senti di farlo? Se il TFO è pronto, lo sono anch'io. Va bene, allora. In questo caso, andiamocene da qui. Ecco il responsabile di tutto. Andiamo, Actarus. Il mostro di Vega mi deve la rivincita. Salvate le persone prima che vengano inghiottite dalla lava. E ora fuori! Goldrake, avanti! Dottor Procton, crede che abbia potuto risvegliare il vulcano? È molto probabile. Questo apparecchio assomiglia a un catalizzatore di Vegatron. Emette un alto livello di radiazione. Dovrei essere in grado di usare i sensori fotonici di Goldrake per assorbirle. Giusto, padre? Idea eccellente, Actarus.
Pugno rotante! Funziona, ma Vega non avrà affidato il compito a una sola macchina. Ce ne saranno altre nei paraggi. Una nuova forgia. Vega sta costruendo rinforzi. Non glielo permetterò, padre. Devo distruggere il generatore nel cuore di questo affare. Boomerang elettronici! Boomerang elettronici! Ben fatto, Actarus. Hai riportato la pace su queste isole. Ecco un altro catalizzatore. Taglio rotante perforante! Actarus, ho intercettato un messaggio di Vega. Credo che sia Hidargos. Idioti! Contiamo su quelle macchine per far eruttare quel vulcano. Proteggete il nostro ultimo catalizzatore o vi eliminerò io stesso. Questo conferma la tua teoria, Alcor. Recuperate quell'apparecchio, ragazzi. Elettronici! Guarda, Actarus, è l'ultimo catalizzatore. Raggio antigravità! Pugno rotante! Bravi ragazzi! Queste maledette macchine sono storia passata. Il vulcano dovrebbe calmarsi ora. Boomerang elettronici! Tutta quest'acqua. Il pianeta azzurro fa onore al suo nome. No! Quei mostri stanno attaccando le navi! Vero. Vediamo se quel peschereccio ha bisogno del nostro aiuto, Alcor.
Coraggio, uomini! Ho sentito che quel grosso robot è dalla nostra parte! Esatto. Che posso fare per voi? Che cosa vi avevo detto? Questo robot è un vero lupo di mare. Ci aiuterà di sicuro. Stavamo andando a salvare i turisti che prendevano il sole quando il vulcano si è svegliato tuonando. Ma ora la lava sta scorrendo ovunque e la nostra chiglia non è in grado di resistere. Gettate l'ancora qui per ora. Mi occupo io della lava. Tornerò da voi non appena sarà sicuro. Così si fa. Buona fortuna. Risaliamo il fianco del vulcano per scoprire da dove è partita l'eruzione. Perforante! Devi solo prendere la rincorsa, Actarus. Neanche le rocce possono sfiancare i pugni di Goldrake. Usa il raggio antigravità, Actarus. Queste rocce faranno il resto fermando il flusso di lava. Sembra proprio un osso duro. Abbiamo dei turisti da salvare, signori. Conto su di voi, ma fate attenzione, d'accordo? Non preoccuparti per noi, robot. Alla fine, con una lenza ci vuole prudenza. Eh? Hai colto? Hai capito? Elettronici! Pugno rotante! Proteggete la nostra raccolta a tutti i costi. Questa energia è nostra di diritto. Questo apparecchio malefico raccoglie Vegatron per conto di Vega. Distruggilo, Actarus! Guarda quei raccoglitori, figlio mio. Sembrano essere vulnerabili quando creano una bolla di energia. Avete ragione, padre. Devo tenere d'occhio questi raggi e la loro sequenza. Thank you.
antigravità! Pugno rotante! Boomerang elettronici! Ci siamo sbarazzati di questo abominio. Altre zone potrebbero essere attaccate per il Vegatron. Dovrai tenerle d'occhio, Actarus. Boomerang elettronici! Capitano Matsumoto, a bordo della Shinkiro. Abbiamo bisogno di rinforzi. Actarus, è la Marina! Dobbiamo aiutarli! Ecco la Shinkiro! Sembra messa male. Raggio antigravità! Pugno rotante! Raggio antigravità! Goldrake, giusto? Grazie a te possiamo sconfiggere l'invasore. Non peggioriamo le cose, capitano. Scortate i civili. Mi occuperò io del nemico. È contro i nostri ordini. Ma hai ragione. I nostri cittadini vengono prima. Seguici fuori dall'arcipelago. Evacueremo i civili lungo la strada. Stai in guardia, Goldrake. Ho un brutto presentimento. Quei poveri pescatori hanno bisogno del nostro aiuto. Non serve. Le vostre armi non lo scalfiranno neanche. Allora conterò su di te per farlo saltare in aria. Non si preoccupi, capitano. La sua fine è vicina. Quegli elicotteri stanno evacuando le persone ferite. Proteggiamoli. Raggio antigravità!
sono cresciuto su queste isole. Non permetterò a niente e nessuno di distruggerle. Comprendo i tuoi sentimenti, capitano. Puoi contare su di me. Stanno tornando! Fuoco a volontà! Raggio antigravità! Pugno rotante! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Matsumoto alle batterie, tenete gli occhi aperti. Procediamo speditamente. Va tutto bene, capitano? Diciamo solo che il mio equipaggio è rassicurato dalla tua presenza, caro Goldrake. Liberiamo quel traghetto. Ciò che si dice è vero. Sei dalla nostra parte. Sono dalla parte della terra, non dalla parte della guerra. Non mi interessa combattere, ma questi civili non devono pagare per i nostri errori. Cerchiamo di tenerli al sicuro. Ci siamo quasi. Ma non abbiamo ancora finito con quei vermi di Vega. Raggio antigravità! Eccomi. Come posso aiutarvi, capitano? Lo hai già fatto, ma volevo ringraziarvi e darvi un avvertimento. Ci sono persone tra le nostre fila che non si fermerebbero di fronte a niente pur di mettere le mani su un robot come il tuo. Rispetto il tuo aiuto, ma non tutti sapranno ricambiare. Sta attento. Grazie per la franchezza, capitano. Ma tranquillo. Goldrake non diventerà un burattino nelle mani di qualche esercito. Seleziono i miei alleati attentamente quando si tratta di proteggere la Terra. Sarebbe un onore per la mia nave e i miei uomini essere considerati tali. Grazie di tutto, Goldrake. Buona fortuna a te e ad Alcor. Vega ha blindato la sua base. Peccato, ma ho comunque cose più importanti da fare adesso. Perforante! Mayday! Mayday! Qui è il Capitano Mari a bordo della Principessa del Mare. Qualcuno mi riceve? La Principessa del Mare deve essere un traghetto. Dobbiamo trovarlo. Restate calmi. La nave è solida, resisterà. Raggio antigravità! Perforante!
Ce n'è un altro. Non preoccupatevi. Sono qui per aiutare voi e tutti i vostri passeggeri. Allora sei messo bene. Ce ne sono centinaia e sono terrorizzati. Da dove vengono i passeggeri? Da tutto il mondo. Sono venuti a visitare il Giappone. E che vogliono vedere qui? Altri paesaggi, altre culture, altri valori, credo. Visitare il mondo significa capirlo meglio, no? Sono d'accordo, ma per ora dobbiamo tirarvi fuori da qui. La nave ha riportato dei danni. I miei ingegneri ci stanno lavorando, ma hanno bisogno di alcuni ricambi. Forse possiamo trovarne fra i relitti qui intorno? Possiamo provarci. Ho visto dei relitti. Magari troveremo dei pezzi lì. Meglio rotante perforante! Pugno rotante! Bene, portiamo questi pezzi alla nave. Raggio antigravità! Avremo bisogno di più parti. Devono essercene alcuni tra i resti di questa nave. Raggio antigravità! Portiamo questi pezzi alla nave, Actarus! Vega, non ci lascia in pace! Raggio antigravità! Mancano ancora dei ricambi. Li troveremo noi. Visto un altro relitto, Actarus. Rotante perforante! Questi pezzi dovrebbero permettere alla nave di ripartire. Attento, stanno tornando. La principessa è ripartita. È tutto. Chiamatemi Goldrake.
evacuate immediatamente! Scappate prima che torni quel mostro! Forza, veloci! Lo senti anche tu, Actarus? Proviene da quelle piattaforme! Vado a controllare che succede! Va ad aiutarlo, figliolo! Se il mostro di Vega è di ritorno, ci sarà bisogno di Goldrake!